Partiamo alla salita! Sempre più in alto! Guardate amici, in uno dei nostri super apiari! La torre! Il nostro super posto paradiso! Come il nostro piccolo paradiso! È una super salitona! Lasciamo la città e andiamo in cima! La montagna! È lunghissima, eh! No, non è lunga! Per chi la fa spesso non è lunga. Per chi la fa spesso come te, ma per me che soffro la macchina mi sembra un'eternità. La salita, Ipa! Vero bimbe? Facciamo vedere dove vi le nostre api? E che super mille ci regalano? Perché il posto è speciale. Mamma mia, aiuto! Hai creato le vertigini? No, la nausea! Perché siamo in montagna, aiuto! Le curve! Silenzio! Chi soffre di mal d'auto oltre a me? Scrivetemi! Sostenetemi! Una tortura. Ma c'è una strada dritta, solo che mi sbaglio sempre. No, non c'è, vai così, segui la strada. Te. Ciao! Guardate, mamma mia! Che salitona! Bravo! Le stradine! Bravo! E viva! Il paradiso, facciamo passare la macchina, siamo stretti, ok. Che traffico che c'è oggi, mamma mia, che traffico che c'è oggi, mamma mia, non capita spesso da queste parti. È un'ora che è giunta, non è finita, siamo solo a metà, per farvi rendere conto quanto viaggio fa Alessandra per raggiungere le sue api? Fino a su. Fino su. Wow. Facciamo vedere il paradiso. Un sentiero, ma l'hai visto? Che bello! Wow, ecco un altro paradiso, ma non siamo ancora arrivati. Guardate degli altri signori che si stanno preparando per le galline, mi sa anche loro. Oh, che bella casetta! Con la casetta del verde mondo. Noi l'abbiamo fatta a mano, ma loro sono molto più tecnologici. Guardate che paradiso, eh? Abbiamo lasciato la città. Guardate che bel lago qui a sinistra hanno fatto. C'è un bel lago. Questa è una cosa bellissima. Le api, lo vedi da un po' più in alto. Da più in alto vi faccio vedere. Le api qui non hanno problema di abbeveratoi. Sì. Papà ha un pensiero in meno. Sì. Teniamo sempre un pensiero per noi trovare sempre ecco, un fai posto. Qua. Guardate che tolgo. Oh, eccolo, si vede. Ecco il laghetto. La posta per noi. E le api, sapete dove vivono? È lì, a casa di Heidi, in quella cima, i quei pini là dietro. Lì dietro, ragazzi, lì vivono le nostre api. Oh, stasera Ale farai là, così che escludi regina. Sì, escludi regina, escludi tutto, fuori tutto, sconti per tutti. Finiamo l'ingabbiamento, finisco l'ingabbiamento. Ecco qua, guarda, anche un uccello, un corvo. È una rarissima specie di Corvus merus, bellissimo, che vola sul Granus doratus. Mamma mia, ci siamo, Nera, se è vero, ho sbagliato. Io mi sto distratto e me la sto schivando, questo mal d'auto, dai, ci siamo. Frena mano. Oddio, guardate il salitone. Oddio, Ale. Oh mio Dio. Ole. La scarpa. Guardate.
quasi arrivati. Quasi. Cosa vi aspettavate? Uno sterrato! Una strada sterrata! È un signore che lavora. Signore. Che fa con le orche. Bello. Hanno i gali. Hanno i gali, tutto, tutto. Siamo arrivati, amici. Oh, vi è piaciuto il viaggio con noi? Dopo sta la super discesona. Sì, guardate dove vivono le nostre api. C'è una montagna. Guardate le ginestre gialle. Una super, super angolo paradisiaco. Guardate. Siamo in cima. In cima, siamo noi in cima. Le rondini, ci sono le rondini. Dai, salgo in questa montagna per far vedere la città. Siete pronti? Non si può, siamo arrivati in cima, in cima. Così soffro meno dell'auto. Ciao! Ciao, a dopo! Scendono anche le bambine! Anche tu! Via! Ah, vieni, oh Issa! Andate lì sopra in cima alla montagna, eh? Non vale, bimbe, fermati! Con le porte aperte, vabbè, le bimbe che corrono. Ma salgo? Non salgo. Ce la faccio? Provo. Madi, aspetta. Olè! Prova a salire. Olè! Guardate dove siamo. Eccoci. E lì in fondo c'è il lago. Lì ancora più giù c'è la città. Ma noi siamo in cima alla montagna. E qua le nostre api vivono felici, guardate dove sono le nostre api. Vai Maddy, vai! Anche tu! Anche tu! Questo è un miele naturale, 100% purissima. Quindi quando si parla di miele naturale, può essere tutto miele naturale, anche quello che è fatto in pianura, però miele fatto in cima a una montagna è un miele di altissimissima purezza e qualità. Quindi qua vi offriamo un super miele. E che dire, felicissimi, speriamo che vi sia piaciuta anche voi questa gita con noi. E le bimbe raggiungono papà, amori, e le api felici. Buona serata a tutti, ciao!